Allora, ciao ragazzi, secondo video del weekend giovanile, delle fasi finali giovanili dei vari campionati italiani. Parliamo adesso dell'andata, dei quarti di finale della primavera, ma femminile e non maschile. Visto che c'è anche il campionato femminile, molti non lo sapevano, ma seguo anche quello. Infatti, state a vedere, ho fatto anche un reportage un mesetto fa, dove parlavamo del girone eliminatorio della Juventus che ha vinto alla grandissima il campionato piemontese, e ho fatto anche diciamo un video sulla Girls Cup, un torneo nazionale abbastanza importante che si è svolto in provincia di Cuneo. Oggi era tempo di quarti di finale scudetto. La Juve ha beccato l'Amicizia Lagaccio, squadra ligure di Genova, provincia, e non una partita che sembrava morbida, ma che la Juve ha reso morbida. E la Juve ha vinto 14-0 e ha chiuso definitivamente, probabilmente già il passaggio alle semifinali l'ha ipotecato. E non era così facile, infatti mi ha sorpreso, mi aspettavo una vittoria anche abbastanza netta, ma non mi aspettavo così netta. Nota anche positiva e bella è il fatto che la Juventus prima squadra abbia prestato Cantore, Caruso e Glion, insomma, che hanno fatto alla fine due gol Caruso, tre Cantore, tre Glion. E in più, cioè, Flavia Devoto ha fatto altri due gol, Di Stefano ha fatto altri due gol e poi singolarmente sono andate a segno Mancuso e Toniolo. Insomma, una bella partita per le Juventus Women, che dunque possiamo dire ipotecano la semifinale del campionato primavera, e anche se sempre per scaramanzia aspettiamo dire che è fatta, è solo un'ipoteca per ora. E niente, adesso aspettiamo il ritorno che si giocherà a Genova, e l'Amicizia Lagaccio, che tra l'altro non è che ha superato squadrette, ha superato gente come il Genoa, cioè insomma, quest'anno l'Amicizia Lagaccio dei bei risultati li aveva ottenuti, per cui mi ha veramente sorpreso questa vittoria così larga della Juve, che adesso andrà a giocare ovviamente andrà a giocare a Genova al ritorno e proverà a questo punto sarà solo da confermare il passaggio alle semifinali. E attenzione, perché in questo torneo ci sono squadre molto più forti di questo Amicizia Lagaccio, tra cui l'Inter, che non è l'Inter Football Club, ma è l'Inter femminile, che è una cosa diversa, e soprattutto la Res Roma, che è 3 volte campione italiana primavera consecutivamente. Quindi sono due squadre, secondo me, che passeranno agevolmente in semifinale e sarà un problema affrontarle. Non un problema, ma sarà tosta, saranno partite vere. E io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video di tutto il settore giovanile bianconero. Domani farò un video unico che parlerò dell'Under 15, Under 16 e Under 17 che giocheranno tutte e tre alle 15. Per tutto il resto, in settimana ci saranno i vari ritorni, farò dei video su tutto. Quindi io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao!